Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Partiamo subito con un piccolo riepilogo della Serie A. In testa alla classifica troviamo il Napoli con 20 punti che ha battuto per 3-1 il Torino in una partita che il Napoli ha azzannato fin dal primo minuto e che ha concluso all'intervallo già sul 3-0. Il Torino ha provato una reazione, ma non è stato sufficiente a scalfire la sicurezza che hanno messo in mostra i partenopei. A fare compagnia al Napoli troviamo l'Atalanta, un'Atalanta che ha vinto ancora per 1-0, terza volta in stagione, una partita ostica contro la Fiorentina. La squadra bergamasca si sta dimostrando molto solida e ha fatto la miglior partenza in Serie A della sua storia. Vediamo come proseguirà il campionato. Al terzo posto c'è la sorprendente Udinese di Cioffi. Udinese che ha vinto ancora, sesta volta consecutiva, per 2-1 in rimonta contro l'Hellas Verona, con un gol al 94esimo, ancora di testa, ancora su punizione. Ormai una specialità della casa, possiamo dire. La squadra friulana così si trova nei piani alti della classifica e le giornate passano, ma rimangono sempre lì. Potrebbe essere una delle più grosse sorprese di questa stagione. Al quarto posto troviamo la Lazio con 17 punti e il Milan al quinto con 17 punti anche lui. Entrambe le squadre vittoriose nel weekend, anche se la vittoria più rocambolesca è sicuramente quella del Milan. Milan che giocava ad Empoli ed è passato in vantaggio all'80esimo sul primo gol di Rebic dopo il rientro dall'infortunio e una vittoria che quindi sembrava essere sicura, dato che mancavano poco più di 10 minuti, quando al 92esimo Bajrami su punizione ha trovato il gol del pareggio. Il Milan si è subito ributtato in avanti ed è qui che è successo l'incredibile, perché ha segnato per la prima volta in carriera Faux de Ballo Touré, il terzino rossonero che sostituisce l'infortunato Theo Hernandez ha trovato con il piattone sinistro un gol sotto misura che l'ha fatto esplodere di gioia tanto da farlo piangere. A 25 anni e dopo più di 120 partite è finalmente riuscito a segnare il primo gol tra i professionisti. Partita che è finita sul 3-1 perché poi con l'Empoli tutto in avanti Leao ha sfoderato una delle sue incredibili accelerazioni che ha concluso con un meraviglioso pallonetto che si è andato ad insaccare alle spalle di Vicario per il 3-1 milanista. Sconfitta ancora per l'Inter invece, che a San Siro ha perso subendo l'ennesima rimonta per mano della Roma. L'Inter è riuscito ad andare in vantaggio, ma si è fatta rimontare dai gol di Paulo Dybala, mancato nerazzurro quest'estate, e dal colpo di testa preciso di Chris Smalling. Ritorno alla vittoria invece dopo più di un mese per la Juventus che ha battuto per 3-0 allo Juventus Stadium il Bologna. Juventus che ora si trova a 13 punti, 7 in meno dalla vetta, ma nulla è ancora compromesso. La stagione sarà molto lunga e tra poco più di un mese inizia il mondiale. Passiamo invece alla Formula 1, dove a Singapore, nel sud-est asiatico, si è corso su uno splendido circuito cittadino, con una gara caratterizzata da un piccolo monsone che ha fatto ritardare la partenza. Charles Leclerc scattava dalla pole position, ma in partenza ha perso la posizione su Carlos Perez, il quale si è involato per la vittoria senza che il monegasco della Ferrari riuscisse neanche ad abbozzare un sorpasso. In più momenti della gara Charles ha messo pressione al rivale della Red Bull, ma non è mai riuscito a trovare lo spazio in questo circuito appunto cittadino con le curve molto secche e strette e soprattutto una pista che faticava ad asciugarsi, non permettendo molte traiettorie. Sul terzo gradino del podio si è stato Carlos Sainz, quindi doppio podio per la Ferrari, che almeno da questo punto di vista può ritenersi soddisfatto. Quarto e quinto posto invece per le due McLaren con Norris e Ricciardo che hanno saputo approfittare degli errori di Verstappen che chiude solo al settimo posto e quindi rimanda al Giappone, a Suzuka, la possibilità di festeggiare il suo secondo mondiale e ad Hamilton che mettendo la macchina a muro
incredibilmente danneggiando solo l'ala e non compromettendo totalmente la sua gara, ha terminato però solo in nona posizione, dopo che era stato per la maggior parte del tempo lì lì a contatto col podio alle spalle di Carlos Sainz. Ancora più incredibile la gara della MotoGP, una gara anche questa caratterizzata da pioggia, si correva in Giappone, che ha visto la prima vittoria stagionale per Miguel Oliveira, secondo posto per un ritrovato Jack Miller, sempre più in forma, e terzo per Pecco Bagnaia. Una gara incredibile perché il campione del mondo in carica e testa della classifica Fabio Quartararo ha chiuso soltanto al 17° posto, trovandosi tantissimo in difficoltà a guidare sul bagnato. Bagnato che invece ha aiutato un Marc Marquez che al rientro dall'infortunio è riuscito a centrare una splendida quinta posizione. La classifica piloti ora vede Quartararo con soli 2 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, che vede sempre più vicino la possibilità di avere una chance di giocarsi il mondiale fino all'ultima gara. Manca ancora qualche gara alla fine, siamo molto curiosi di sapere come finirà e se l'Italia riuscirà a tornare a portare a casa un mondiale in MotoGP dopo l'ultimo vinto da Valentino Rossi. Per tutto questo, ci sentiamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Un saluto a tutti. Ciao!